shop online. Voglio trovare un attimo il cartoncino. Ma mia mamma che così urla, hai visto? Ecco, ha scritto Alessia. Questa è la pagina. Ok. Sono acciaio inossidabile. Non scambiano. Sa contatto, non so. Non so se è una buona amica. Ciao. Uso Astra numero 4. Stavo facendo, ho sistemato i miei gioielli e li ho fatti vedere. Questo qua. Ce l'ho anche oro, questo con la campanella. È una pagina affidabile, sì, hanno acquistato tantissime mie amiche. Prima stanno pure in diretta a commentare. E poi hanno la storia in evidenza dei feedback di tutta la gente che acquista, delle recensioni. No, no, scendo. Questa pagina l'ho presa. Double Nine Bijou. Ti sei rifatta il naso? No, Giorgia, ho l'herpes. Te li tagli mai i capelli? No. Cioè, ne li taglio da un bel po'. Però perché i parrucchieri mi stanno dicendo che le punte stanno bene e quindi non ho bisogno di tagliarli. Ma ho fatto la Plex prima. Stanno parlando dei nostri regali natalizi ai miei genitori. Mia sorella è fuori, sta di là. No, non ha 15 anni. Ah, dimmi. Sì, Alessandra, conosco. Ragazzi, in verità vorrei dare a voi qualche consiglio, perché pure io non so cosa regalargli. Scrivere ni si è nuova, che sono due volte a settimana vado al parrucchiere, boh, chi lo sa, non lo sa manco lui che mi deve regalare. Alessia dipende. Penso verso le 10:30 faremo la live dopo. Martina, 6 euro. Laura, li sto facendo. Però a volte floppano. Il profumo preferito, 1 million da uomo. E sarà quello fin quando non troverò un profumo che mi piacerà di più. Allora il GF no, mi annoia. Vabbè, che sono team Greta per là, ne ho parlato prima di questa cosa.
quel dito, adesso i rap sono belli. Questo One Million poi è bello, ma il mio preferito forse è un altro che mi è pure finito, che mamma mi vuole regalare questo profumo per Natale. Signorina di Salvatore Ferragamo, capito? Signorina di Salvatore Ferragamo, quello, forse quello è il mio preferito, che mi è finito. Non lo so com'è questo Savage qua. Sì, fidanzato. Sì, Primor. Primor si conosco, stavo leggendo un messaggio. Quella di Vittoria Secret non penso che esista ancora, perché io ce l'ho da anni, anni, anni. E comunque è una bottiglia di plastica viola. I profumi sono tutti i gioielli, sì, sono tutti di acciaio inox, mi hanno detto. E io ce li ho da un po' questi tre e non si sono scambiati. L'ho preso oggi invece, questo con le corna. Pure gli orecchini e le collane ce l'ho da un po', non si sono scambiati. Ah, che bello. Grazie Anna Maria. Alessandra, non conosco la fragranza. Vero, sì. Deodorante che consiglio? Ah, io... In che senso? Sapevo quello che uso io? Non lo so, io uso il Dab. Che bello, il Dab rosa. Però in verità il profumo che mi piace di più come deodorante è l'Infasi. Com'è buono quel deodorante. Però va bene, evitiamo di parlare di ascelle, grazie. E ci ha fatto male Emma. Marca di trucchi preferita. Allora, tutti la sottovalutano, ma a me è forse la mia preferita Astra. Poi pure Wygon. Astra e Wygon forse. Allora, io quando ero a la società andavo come mia sorella a scuola, cioè andavo molto bene a scuola perché mia sorella è molto brava, soltanto che mi rendo conto che forse lei ha più voglia di fare di me. Astra è bellissimo, top. Sì, mi pare che sia, sì, Eau de Parfum, sì, no. Infatti, io mi trovo benissimo, ve lo giuro, troppo bene. Durano tanto le cose, ma pure il Sciglemmo, ve lo giuro. Tipo il fondotinta di Sciglemmo. Bellissimo. Sì, pure Wagon. Wagon sono buone le matite labbra. Scrivono tanto. Sì, mi capitava di svegliarmi prima di andare a scuola, però non per studiare, per ripetere. Che altrimenti non dovevo andare a dormire. Di Revolution io ho provato soltanto anni fa un correttore che comprai da OBS e mi trovai bene. È molto bella come marca. Josephine, alcune volte metto un po' di fondotinta tipo come una crema. 8 euro una matita esagerata. Ma non costano 8. 8 costano quelle là professionali, tipo quelle là più lunghe. Oggi c'era pure lo sconto, mi pare che ho pagato 13 euro le matite. Due matite labbra. E questa che è per le sopracciglia, però io uso per le labbra. Come applico il fondotinta? Lo applico prima sul viso e poi lo stendo con le mani.
come una crema. Grazie. Proprio lì centro. Ciao Federico, anche a te. Non ste matite le metto qua. Numero matita 60 72 e questa 03. Sì, ci sono venuta molte volte la carta, non per uscirci proprio, però no, non riuscivo a vedermi con i capelli scuri. Infatti per me questi sono scuri e verso febbraio li schiarisco. Anzi, prima di Natale schiarisco la parte davanti, il ciuffo. E poi verso febbraio schiarisco tutto. Che numero? 60, 72 e 03. 03 è per le sopracciglia. È sottile così. E io la uso per fare il contorno sottile perché mi piace l'effetto. Poi la 72 è questa qua scura. E la 60 che ho già provato. E 60 è questa qua chiara. Che magari la metto più dentro perché mi piace scuro il contorno. Buono, buonissimo Davide. E chi di per Natale? Non ho mai chiesto nulla, ho sempre fatto scegliere. Sì, e per le sopracciglia me la uso per le labbra, perché ha la punta sottilissima così. E uso solo per fare il bordino dopo. No, non mi dà fastidio. Mi ha lasciato la mia ragazza, mi dispiace. Dammi la forza e tesoro. Cioè, mi dispiace, però lo devi accettare. Se lei non c'è, inutile. Poi man mano ti passerà. Non ho mai avuto un prototipo di ragazzo. L'unica cosa che magari fosse più alto di me, che avesse i denti dritti e le unghie delle mani pulite. Fine. Sì, fidanzata. Ho usato l'eyeliner di Astra. Grazie Ali. Ce l'ho di là l'eyeliner perché è di mia mamma. Perché giochi sempre a Fortnite? In realtà io non so giocare. Gioca mia sorella, non io. Cioè non ho mai giocato a Fortnite. Ma chi se ne frega di quello che dice la gente? Ho detto, beh, ma che ti interessa del parere di una persona estranea? Non capirò mai come fa. Cioè, quando chiedete come fai a fregartene, ma che mi interessa a me? Cioè, non vi conosco letteralmente, che, capito? Quando dite cose negative, dico. Cioè, come fate a dare peso a commenti di persone che non conoscete? Come fate voi, no io? Ciao Flavia. Sabri, no niente. No, sono uscita oggi.
Ecco, infatti. Vedi un po', esco un attimo, che succede. Invece, se magari mi giudica, magari una mia amica, io inizio un po' a riflettere e dico, però se mi sta dicendo questa cosa, magari non me la sta dicendo con cattiveria, allora c'è qualcosa che non va. Ma se me lo dice una persona a cui tengo, non se me lo dice una persona che non conosco. Se me lo dice mia mamma, io posso stare là a riflettere a te, perché però mia madre mi ha detto questa cosa. Ma se me lo dice una persona che non conosco, ma cioè non mi interessa proprio. Che è successo al naso? Mi è uscito l'herpes. Se si è chiusa male una relazione vuol dire che non è mai finita. Allora aspetta un attimo. Facciamo un esempio tragico. Se io ti magari litighiamo, tu insulti la mia... famiglia, oppure insulto la tua famiglia, oppure che ne so, cose più gravi ancora. Quindi se chiudiamo male tra di noi non è finita. Com'è? Com'è? Ho fatto un esempio random. Hai fame? Sì, con l'H. Tu hai mangiato la mia H. Io ho fame, tu te la mangi? Ma io sto scherzando, eh? Pronto, comunque vado a mangiare. A chi mi sta chiedendo anche in direct su IG, la pagina è sempre questa. Dopo il mio bijou, dove prendo tutti i miei gioiellini e anche tutti gli anelli.